chiude nel miglior modo possibile la regular season l'Unibasket Lanciano. I ragazzi di Corà travolgono Val di Ceppo col roboante risultato di 90-53. Grande prestazione dei frentani che dopo una fase di equilibrio iniziale progressivamente dominano il match, chiuso poi con lo scarto record di 37 punti. Grande festa quindi sia sul parquet che sugli spalti, grazie alla partnership stretta da Unibasket e Lanciano Calcio, con la numerosa presenza della tifoseria calcistica rossonera che tra canti, cori e tamburi ha trascinato Capitan Martelli e soci nell'esaltante partita finale. Dunque confronto sempre in pugno e vantaggio dall'inizio alla fine con quattro parziali eloquenti: 19-13, 39-26, 76-39, 90-53. Non sono mancati ospiti di rilievo sulle tribune del Palasport, dal primo cittadino Mario Pupillo ai dirigenti del Lanciano Calcio, Fabio Lombardi, ex cestista, Andrea Dorsogna Bucci, responsabile del settore giovanile rossonero. Adesso ci si prepara alla lotteria playoff. Avversario dei lancianesi sarà il Basket Club San Benedetto, che sabato prossimo, 13 aprile, ore 18:30, sfiderà il Lanciano per il primo degli incontri che al meglio delle tre gare consentirà di passare il turno. Il sindaco Mario Pupillo e coach Corà. Ho vissuto questa partita di basket che è veramente entusiasmante, ha fatto vedere una bella squadra, la nostra, nettamente superiore, ma soprattutto volevo analizzare il campionato e dopo tanti sacrifici l'Unibasket è prima in classifica e quindi aspira ovviamente dopo i playoff ad andare in Serie B. Sarebbe un grande risultato perché Valerio Di Battista con tutto il suo team ha lavorato in questi anni per riportare il basket lancianesi a livelli nazionali. Io mi auguro che i playoff siano capaci di portarci in Serie B con questo bel palazzetto dello sport, con questo entusiasmo, con la promozione, perché dobbiamo pensare sempre, lo dicevamo durante l'intervallo, che il compito della nostra città è di non tirare fuori i campioni. Se escono tanto meglio, ma soprattutto di creare la cultura dello sport, dei valori, della vita sana, del rispetto degli avversari e soprattutto di tenere impegnati i nostri ragazzi. Sarà una partita da affrontare con molta attenzione, con molto impegno, con molta preparazione, ma ripeto, loro sono gli avversari, noi guardiamo a come dobbiamo giocare noi.